Buongiorno amici youtuber, giornata di metà ottobre nel mio benamato Gisto. Che dire, intanto vi ringrazio tutti per... questo è un po' andato, per l'appoggio datomi, per i commenti, e mi scuso se purtroppo non riesco a rispondere. Guardate, intanto e quindi vi volevo ringraziare per tutti i commenti che avete fatto, a tutti. Ah, qua c'è un altro stupendo. Oh, un bel Didi. Oh là, un altro bel Aerius. Quindi vi dicevo che vi ringrazio per l'appoggio, anche se purtroppo non riesco a rispondere ai commenti e ho qualche problemino, già come spiegato a qualcuno, ma cercheremo di rimediare, anche perché ho voglia di chiacchierare con tutti voi. Oggi giornata molto molto positiva, molto positiva. Questo è il terzo viaggio già che faccio dalla macchina e mi sto divertendo, ci voleva proprio. Ok, ci vediamo dopo amici, eh? Aerius in Sicilia, spettacolo. A dopo. Bello questo, guardate questo, che dire, Sicularis Ragusaris, guardate che spettacolo della natura che mi dà il mio Gisto. Wow, che spettacolo ragazzi, che spettacolo. Gisto favoloso, Gisto favoloso. Ti ringrazio, caro Gisto. Io ritorno e sempre insisto. Spettacolo, spettacolo oggi, spettacolo. Ci siamo sentiti ieri sera con Micio di nuovo. Lui stamattina non è potuto uscire e quindi ho deciso di farmi la mia zona. E comunque, spettacolo, guardate che Aerius, guardate che bombe, che bombe, che bombe. Ok, a dopo. Mo' amici, ora con l'ultima specie di fungo che ho trovato, che vi faccio vedere, vi saluto e vi rimando alle prossime puntate di Un Ragusano nel Gisto. Questa è la solita inciviltà di qualche testa di cazzo, scusando l'espressione, che lascia merda nel bosco in tutti i sensi. E questo fa male e peggio per loro, che non troveranno mai una sega di fungo completamente. Il bosco, se tu lo rispetti, lui ti ripaga. Oggi qua c'erano altre 10 persone con le bottiglie, con le cose che giravano, e non hanno trovato niente. Io piano piano, pazientemente, ho fatto già 3 viaggi in macchina col sacco, e fra l'altro si sono pure incazzati, perché ogni volta che mi vedono si incazzano. Ora io, siccome qualcuno vede anche video di questi che sono qua, gli voglio dire che la vita è fatta di sacrifici e di pazienza soprattutto, e quindi non rompete le scatole e continuate a farvi il vostro tranquillamente, a rilassarvi, che rispettare soprattutto il bosco, che prima o poi lui vi ripagherà sempre. Ok, allora, dal Tovagliolus Coprinus Comatus Trovatus nel Boscus di Gistus vi saluto e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Ciao a tutti ragazzi, alla grande sempre.